Buongiorno. Ieri abbiamo sbarcato a Calasetta, abbiamo dormito fronte a un camping, esatto, vicino alla spiaggia Le Saline. Così stamattina abbiamo fatto quell'operazione di cui vi parlavamo ieri, ossia carico a scarico e via dicendo. E adesso stiamo andando a fare la spesa in un negozietto di Calasetta e poi faremo una passeggiata nel paesello, cos'è, una cittadina? 2.400 abitanti, che dice che è molto carina. E poi oggi vedremo un po' di continuare a girare questa zona. Giorgia ha appena sbagliato strada. Tra 500 metri svolta a destra e prendi. Ciao, metti. Ma scegli quella pasta. Sì. Ok, che siamo al sud, ma c'è un caldo assurdo. Cioè, io stavo dicendo adesso a Francesca, ma immagina l'agosto qua, se adesso ci stanno 30 gradi, che fa? No, non lo so. Cioè, oggi si muore proprio, anzi adesso si sta alzando un po' di vento, ma... Comunque, abbiamo pranzato e adesso... dirigiamo verso le vecchie. Adesso ci stiamo dirigendo verso le vecchie tornare di Calasetta e poi vabbè faremo tutto il giro della litoranea, quindi visiteremo, cioè faremo il tour delle spiagge anche qua. Sì, non sono spiagge. Quella è spiaggia grande. Ci sono un po' di alghe. Adesso andiamo là. Che ci sono le vecchie a tornare. Purtroppo non sono visitabili, però è tutto chiuso. Niente. Peccato, sono abbandonate. Thank you.
Buongiorno a tutti, anzi quasi buon pranzo. Allora, ieri dopo aver fatto l'ultimo giro lì alle grotte, a Cala Grotte, abbiamo poi dormito qua, che è la strada che poi porta lì alle grotte. Dormito è una parola grossa, abbiamo passato una notte a Taccia, un po' per via del caldo, perché c'era caldo, poi andavi a aprire la finestra, entrava un umido pazzesco, quindi richiudevi la finestra. C'era una zanzara che non siamo riuscite. Che ci ha amato tutta la notte. Proprio. Sì, appunto solo me, infatti sono tutta punta. Ci avevi tutta la notte questo ronzio nell'orecchio, quindi lasciamo perdere. Quindi stamattina ci siamo alzate un po' più tardi, ora è quasi mezzogiorno e stiamo andando qualche oretta al mare. Più precisamente ci stiamo dirigendo verso Cala Sapone, quindi faremo un'oretta di relax al mare, anche se c'è caldissimo. Un bagnetto, abbiamo preparato dei panini, quindi mangiamo e poi continuiamo a scendere e proseguiamo il nostro giro verso sud. Siamo sempre nell'isola di Sant'Antioco. Bustone di cioccolatini per ricaricarsi. Immancabile il frigo perché ovviamente sono caldo, sì. Eccoci, abbiamo lasciato la spiaggia, sono quasi le 4 del pomeriggio. Si stava discretamente, a parte ogni tanto un bel po' di vento forte che ha fatto volare due volte gli ombrelloni, ma adesso stiamo camminando come al solito sotto il sole. Sotto il sole. Per andare a vedere l'arco dei baci, Is Praneddas, che dovrebbe essere qua sotto. Vediamo. Eccolo, l'arco dei baci. Allora, siamo a Capo Sperone, dopo vari tentativi di raggiungere più possibile il semaforo abbiamo desistito perché Maps ci fa fare strade assurde e adesso ci dice che sono 40, 43 minuti fino a su. Ci proviamo. A piedi? A piedi. Prima che tramonta il sole. Eccolo là. Speriamo. Vogliamo da qua. Oddio. Sicuramente non renderà, ma è tantissimo ripida. È un'arrampicata, non è un trekking. Strada normale, ma ripida. Normale, mo. Vabbè. Chiami normale. Almeno non è sterrata col rischio di caderci ogni 3x2. Ecco, vecchio faro di Capo Sperone conquistato. Thank you.
qualcuno ci ha lasciato la suola delle scarpe. Siamo arrivate alla discesa. Stiamo rischiando di cadere, ma nel caso ci vediamo giù. È veramente brutta da fare in discesa. Ok, pezzo bruttissimo in discesa fatto. Siamo arrivate in piedi, sì, rischiando di scivolare. Neanche una caduta di sedere abbiamo fatto. Neanche una caduta di sedere. Però abbiamo rischiato, dai. Adesso abbiamo un altro bel tratto per raggiungere di nuovo il van. E poi troviamo un posto. Si era scaricata la batteria. Finita la giornata, si è scaricata la batteria. E niente, dicevamo che troviamo adesso un posto per la notte. Poi una bella doccia, una cena e in branda. In branda. Sì signore. Forse una partita a uno per stracciare Giorgia, perché l'altra sera abbiamo giocato a uno. Ma quante volte ti ho stracciato? 5, 6. Non mi ricordo. Quindi sicuramente una partita a uno per la rivincita e poi ci vediamo. La perdita, signore. E poi ci vediamo domani. Sì, ma è lei che non mischia bene le carte. Sì, tutti così dicono. Sì, sì.